Allora, abbiamo cominciato con la musica, abbiamo cominciato anche vedendo come l'orchestra del CERMI, che è integrato in Beethoven, degli strumenti che non c'erano al tempo di Beethoven, e il prossimo artista con cui chiudiamo questa mattinata invece ha preso uno strumento classico e lo sta portando nel futuro, il violinista Jedi elettrico Andrea Casta. Grazie. Eccoci Riccardo. Grazie Andrea, grazie. Allora, tanto come nasce questa idea di portare il violino in un'altra dimensione? Hai suonato in posti incredibili, anche ho visto sott'acqua, hai fatto delle cose straordinarie. Sì, questo, siccome si parla di innovazione e tecnologia, sono cose che ci permette di fare proprio l'innovazione alla tecnologia. E l'idea è quella soprattutto di partire dal suono, ma arrivare alla multimedialità, che è poi la nostra quotidianità. Per portare uno strumento nel futuro non si può prescindere da quello che è la nostra realtà, che è iperconnessa, ma non vuol dire la connessione digitale, vuol dire la connessione tra i diversi media che tutti i giorni ci raggiungono, gli schermi, le immagini, la musica. La mia ricerca artistica è quella di portare la musica all'interno di una narrazione che possa
diciamo, essere immersiva, essere totalizzante, non solo quando si è distanti, quando si fruisce della musica attraverso un video, attraverso i social, ma anche quando c'è il momento del concerto, il momento dell'incontro, il momento in cui la musica si tocca, si vede e nasce un viaggio. Senti, siamo al gran finale, alziamo i giri. Assolutamente, vai, perché dai. Poi siamo... la musica, avete sentito questo pezzo un po' di future bass, ma abbiamo parlato di... scienza, fantascienza, abbiamo incontrato un astronauta del futuro e io nei miei concerti faccio sempre un omaggio anche attraverso appunto la fantascienza, perché violinista Jedi, ovviamente c'è una parte di narrazione a quelle che sono le grandi avventure dell'uomo, come quella dell'Apollo, nella quale vorrei poi vedervi alzare in piedi e fare un po' di festa. Musica, vai! Datemi una mano con le mani a partire dall'orchestra. Darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where it starts. This says I'm too young to understand. This says I'm caught up in a dream. Fatevi sentire, ragazzi di Torino, fate sentire le mani, tutti, questa la sapete, canta con me. So wake me up. Italian Tech Week, facciamo il gran finale come quella volta
che l'anno scorso, dopo il lockdown, dopo le mascherine, dopo tutto quello che abbiamo passato, ci siamo ritrovati finalmente, grazie al grande Vasco Rossi, in 80.000 al Circo Massimo, e io ho avuto l'onore di aprire quel grande evento. Lo rivivo con voi, augurando una grandissima Italian Tech Week a Riccardo, a tutto il suo team e a tutti coloro che hanno lavorato a questo bellissimo evento. E volevo, prima di finire, fare un grande, grande applauso ai ragazzi di questa meravigliosa orchestra. Grandi! Un applauso a Mauro e a tutti coloro, perché avete suonato molto, molto bene. Credeteci, sappiate suonare insieme, suonare da soli, perché la musica è condivisione, come oggi qui. Vai con la musica, andiamo! E se qualcuno volesse accendere i LED dei cellulari, regaliamo una grande scenografia alle AGR. Vai!
cassa!